Grande Fratello VIP, tensioni dopo la diretta, e Luca mettono in dubbio il reality. Scoppia la polemica dopo la diretta serale del Grande Fratello VIP di questa settimana. Al centro dell'attenzione sono finiti gli attacchi rivolti da Luca Onestini ed Edoardo Tavassi nei confronti degli autori e della produzione stessa del reality show, condotto da Alfonso Signorini. I due protagonisti di questa settima edizione del programma Mediaset, non si sono fatti problemi a mettere in dubbio il reality show. Complici una serie di episodi che si sono verificati nel corso dell'ultima diretta, che li hanno portati a storcere il naso. Nel dettaglio, durante la diretta serale del GF VIP si è parlato di una accesa discussione che ha avuto come protagonisti Luca, Martina, Andrea, Oriana e Nikita. La produzione ha duramente bacchettato i concorrenti, punendo anche il resto del gruppo con la decurtazione del budget settimanale. Tuttavia, nel corso del confronto che c'è stato in diretta TV, Oriana ha più volte chiesto di tirare fuori dei filmati in cui sosteneva di essere stata aggredita verbalmente da alcuni suoi compagni di gioco. Ma Signorini e gli opinionisti hanno rigettato al mittente tale richiesta, sostenendo che non ci fossero quei video di cui parlava la concorrente. Subito dopo la diretta serale del GF VIP di questo lunedì sera, Edoardo Tavassi e Luca Onestini si sono ritrovati ad affrontare la questione in giardino assieme ad altri concorrenti e non hanno risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti della produzione. Anche questa roba che dicono che lei abbia detto delle cose e ci sono i video, se ci fossero stati te li facevano vedere. Ha subito sbottato Luca Onestini mettendo così in dubbio la parola di Signorini e degli opinionisti del reality show. Hanno detto, certe cose non le facciamo vedere. Ma di che, appena succede qualcosa sono pronti. Ha subito ribattuto Tavassi confermando anche lui di non credere alle parole degli autori. Ma non è finita qui. Perché al termine dell'ultima puntata serale del GF VIP, Luca Onestini non ha risparmiato una frecciatina anche per quanto riguarda il trattamento che gli autori riserverebbero nei confronti di Nikita. Secondo l'ex tronista di Uomini e Donne, non sarebbe per niente giusto il fatto che Nikita possa utilizzare dei fogli di carta all'interno della casa, dove poter prendere appunti su quanto accade durante il giorno. Allora ci mettiamo tutti zitti, non parlo più e scriviamo, ha sbottato Luca puntando il dito contro gli autori del reality.